raccomando, se avete qualche domanda, fatela pure il funzionamento. E vi facciamo vedere anche il nostro ufficio. Ok? Dobbiamo prendere un paio di cose. Proseguiamo, procediamo. Grande. Bravo, bravo. E come si posiziona il veicolo? Se voi vedete, il veicolo l'ho messo a 45 gradi con le ruote già verso la strada, perché se dobbiamo fare un inseguimento, ipoteticamente una persona scappa, noi dobbiamo essere già pronti a salire in macchina e a procederci, a gettarci all'inseguimento. Piccole norme di sicurezza anche qua. Il posto di controllo non si fa in mezzo alla strada, ma si fa sempre da questa parte qua e si utilizza la famosa paletta. Ok, questo è uno strumento molto fondamentale e c'è anche una procedura di utilizzo, non è che si sbandiera così. C'è una procedura anche per questo e adesso vi faremo vedere come si utilizza. Vi chiedo gentilmente di stare sempre da questa parte qua, poi vi chiameremo e vi faremo vedere come procediamo con i controlli. Eccetera, va bene? Utilizzeremo anche l'unità K9, ok? Mi raccomando, 0.5. Cosa serve secondo voi? A noi che facciamo questo lavoro, cosa serve? Da quella parte. A noi serve, bravissimo, bravo, serve a capire dove tira l'acqua. Quello che è importante è mettersi sempre verso il corpo del motore o in opzione di fermare le auto. Gli faremo anche un pretesto per vedere se hanno tutto. Perché noi non sappiamo mai come loro. Se noi ci mettiamo loro, noi non sappiamo mai chi stiamo per fermare. Serve per vedere se una persona ipoteticamente dire che è pronto, la persona soffia 0,5 grammi litro. Una volta che hai constatato che ha bevuto la persona, dopo come fai a sapere quanto abbiamo? Ci sarà un altro tipo di sanzione. Il limite con te invece. Per i non patentati è zero. Per i primi tre anni è un altro. Per quanto è una firma. Esatto.
Ale? Assicurazione e i dati alla motorizzazione sono corretti. Se vi impegnate si prova. Però che fai strada? Ci stiamo tutti. Certo, è un'iniziativa che il prefetto Pasquariello da diversi mesi sta seguendo con passione. Si vuole offrire ai ragazzi di questa provincia, ad alcuni di loro, l'opportunità di seguire da vicino un servizio di polizia o altri servizi di pubblica utilità in modo che si rendano conto dall'interno di quanto sia difficile anche per gli operatori applicare le regole e quindi in questo modo contribuire all'interiorizzazione stessa delle regole da parte dei ragazzi. Uno degli slogan di questa associazione è proprio questo, offrire ai ragazzi l'opportunità, quando loro sono in una fase di maturazione, l'opportunità di svoltare, di capire che di fronte ad eventuali tentazioni sbagliate, vi è sempre l'opportunità di dire un no, perché